In questo periodo abbiamo parlato tanto di rispetto dell'ambiente, ne abbiamo parlato forse riferendoci più spesso al mare che alla terraferma, mentre invece con il consigliere comunale di Forio Gianni Mattera parliamo di un'attenzione al territorio che parte dal contrasto anche ad alcuni particolari parassiti, no Gianni? Sì, buonasera. In effetti lo scorso autunno, su segnalazione di alcuni miei conoscenti, diciamolo pure tra l'altro anche cacciatori, frequentatori dei boschi, mi facevano notare che di una presenza molto massiccia sul nostro territorio del cincipide gallinaceo del castagno, che è un parassita che si annida, diciamo, fa il suo nido nel riccio dell'albero, che praticamente questo provoca appunto la caduta del riccio e di conseguenza, insomma, la mancata produzione del frutto, diciamo. Tanto è vero che anche i raccoglitori di funghi e qualche altro mi aveva segnalato di questo problema. Se non che a novembre ho scritto una nota al servizio fitosanitario della regione Campania, informandoli appunto di questa problematica, che tra l'altro è una cosa che è già comunque conosciuta sull'isola, presente già da un po' di tempo, e anche in passato sono stati fatti alcuni tentativi, poi rimasti, diciamo, lettera morta. Il servizio sanitario della Regione Campania, devo essere onesto, mi ha dato riscontro immediatamente, promettendomi che avrebbero programmato durante la stagione invernale un intervento per contrastare questo fenomeno. L'intervento di cui parliamo praticamente si tratta di immettere sul territorio l'insetto antagonista, che in questo caso è il Torimus sinensis, che appunto è questo insetto che si nutre prevalentemente, diciamo, delle larve del cincipide gallinaceo. Sono stato contattato a gennaio dal responsabile del CNR di Portici, il signor Nunez, il quale, essendo stato informato dalla regione, mi chiedeva se io avevo disponibilità di poterlo accompagnare qui sul territorio isolano per fare dei lanci. Loro avevano già provveduto alla cattura di un po' di insetti. Io gli avevo dato la mia disponibilità, poi purtroppo il Covid ci ha creato problemi, è successo quello che è successo, fino a che la settimana scorsa sono stato contattato dal signor Della Porta, che è il presidente dell'associazione castanicoltori della regione Campania, della provincia di Avellino, i quali, su segnalazione della regione, cioè la regione Campania, l'ente pubblico, considerato l'impossibilità di potersi muovere, ha chiesto, diciamo, collaborazione all'associazione castanicoltori affinché si potesse far carico di portare, diciamo, anche parzialmente, diciamo, mettere in essere queste iniziative. Che questo, diciamo, è un problema che poi non riguarda soltanto l'isola di Ischia, ma riguarda anche le zone dell'Avellinese, che sono ricche di produzione di castagni, e negli anni passati ci sono stati problemi veramente seri, perché, voglio dire, lì ci sono proprio delle aziende che lavorano e ne traggono guadagno proprio dalla coltivazione, dall'allevamento e coltivazione del castagno. E questo signore Della Porta, diciamo, mi ha chiesto se io ero sempre disponibile, e ho detto, ho dato il mio assenso, e tramite una conoscenza di una persona di Ischia che si recava per motivi di lavoro, perché c'era comunque l'impossibilità di poterci spostare, certo, che si recava per motivi di lavoro ad Avellino, gli ha consegnato un po' di questi insetti, una quantità abbastanza corposa, diciamo, e che mi è stata recapitata, e io ho provveduto a immetterla, io con la collaborazione anche di persone, di amici, e abbiamo provveduto a immetterla, diciamo, su alcune zone dell'isola, in particolare sulla zona di Casamicciola, sulla zona di Forio, la zona del Fango, la zona della Selva Massara, a Santa Maria del Monte, diciamo nella zona della Falanga. E diciamo, avete introdotto questo insetto antagonista, la speranza è che questo insetto
possa stabilirsi sul territorio ischitano in maniera più continua per far proseguire nel tempo la sua azione di contrasto al cinipide galligeno del castagno. Sì, assolutamente. Anche se dobbiamo dire la quantità di insetti che ho avuto, diciamo, non è abbastanza corposa, però comunque mi è stato consigliato dal signor Della Porta di concentrare i lanci in tre o quattro zone ristrette, perché è pur vero che questo animale, diciamo, si riproduce, segue il suo iter biologico. Però comunque ci siamo ripromessi che alla fine dell'autunno prossimo, dopo la raccolta, ci siamo riproposti di effettuare dei lanci ancora più corposi, perché questa metodologia ha dato degli ottimi risultati nell'Avellinese e non solo. Ricordo che c'è stata comunque un'indagine per trovare questo insetto antagonista. Si tratta di un insetto che è stato valutato che non dovrebbe portare poi degli altri squilibri alla flora e alla fauna dell'isola. Diciamo, si tratta di una pratica molto familiare a chi si occupa della raccolta delle castagne, chi si occupa di questo tipo di ambito, è stata una cosa valutata attentamente. Sì, assolutamente, io devo essere onesto, mi ero pure preoccupato di questa cosa, ecco, tant'è vero che l'ho chiesto pure al signor Della Porta, perché lui è proprio un esperto. Ho detto: ma signor Della Porta, ma ditemi la verità, ma non è che questi poi arrivano da anni, perché comunque qua abbiamo un equilibrio, diciamo, un ecosistema abbastanza delicato, non vorrei poi che entrassimo in contrasto con qualche altra cultura e quant'altro. E lui mi ha garantito, no, cioè, assolutamente è stato scientificamente provato che questi insetti vivono solo ed esclusivamente nelle zone in cui vengono immessi, e in particolar modo si cibano proprio di quel tipo di insetti. Particolari larve. Insomma, il coronavirus ha danneggiato o in qualche modo ha ritardato anche questo intervento, Gianni, provando a guardare anche oltre, un coronavirus che ti tocca anche dal punto di vista, possiamo dirlo, imprenditoriale, per la situazione della spiaggia, di garanzie, di certezze ne state avendo come settore? Ma fino adesso sono usciti i protocolli fatti emanati dal governo, i quali, insomma, ci impongono tra l'altro di sistemare gli ombrelloni ad una certa distanza per garantire appunto quel distanziamento sociale che si è visto fino ad ora è l'arma più efficace nella lotta a questo maledetto virus. Stiamo comunque aspettando, perché entro il 25, ci dicono i rappresentanti della nostra categoria, il governatore De Luca dovrebbe emanare le direttive regionali per scendere un po' più nel dettaglio. Noi proprio oggi ci siamo visti anche con i miei cugini, che tra l'altro sono i soci con i quali gestiamo questa azienda. Insomma, abbiamo un attimino fatto il punto della situazione. Quello che posso dire è che noi comunque apriremo, ci organizzeremo e apriremo, rispettando, ma non in modo restrittivo, in modo, diciamo, più largo, perché io poi tra l'altro ho la fortuna di avere uno stabilimento, diciamo un arenile abbastanza ampio, anche a costo di sacrificare un po' di posti, un po' di ombrelloni, però abbiamo deciso di privilegiare, diciamo, la sicurezza, tant'è vero che adesso stiamo già predisponendo una nota che manderemo ai nostri clienti che hanno già, diciamo, tramite email, noi lavoriamo molto con le associazioni, diciamo, provveduto a chiedere informazioni, diciamo, a prenotare per la prossima estate, e li metteremo a corrente che purtroppo quest'anno non potremo accontentare tutti causa, diciamo, la presenza di questo virus e per il rispetto delle normative. Certo, la speranza è che ci sia qualcuno che resta escluso dall'Idomattera, così come dalle altre spiagge, perché significa che i turisti sull'isola di Ischia
anche quest'estate, anche al netto di tutte le difficoltà, sono comunque arrivati. Ma guarda Claudio, io diciamo, guardando le prenotazioni che ci stanno arrivando, io parlo del mio settore, le prenotazioni stanno arrivando. Certo, la gente è anche un po' titubante perché, sai, nella prenotazione scrive io avrei eventualmente in mente di voler ritornare, però vorrei cercare di capire come vi siete organizzati, in che modo, diciamo, e tutto il resto. E noi abbiamo, cioè, stiamo predisponendo appunto questa nota che manderemo a loro, che daremo priorità massima alla sicurezza, diciamo, e al rispetto di quelle che sono le normative, ahimè anche purtroppo sacrificando, perché poi purtroppo lo spazio quello è. E quindi tant'è vero che oggi si parlava fra di noi, diciamo, di con quale criterio poi eventualmente mettere fuori qualcuno, e diciamo che abbiamo scelto il criterio di chi, diciamo, faccia una prenotazione per un periodo più lungo, magari che prenota per 2 mesi o per 3 mesi, l'anzianità del cliente, diciamo, se viene da noi da tanti anni, e poi la presentazione della prenotazione, una serie di criteri, insomma, cercando di avere un comportamento quanto più lineare possibile, ma ripeto, privilegiando quella che è la sicurezza dei nostri clienti e anche la nostra, perché comunque ci teniamo tutti alla salute. La salute non si può barattare col guadagno, secondo me. Forio proprio è stata teatro nei giorni scorsi di una importante e corposa manifestazione nella quale gli esercenti di tanti locali, tanti ristoranti, di tanti negozi, attività commerciali in genere, che in qualche modo chiedevano ancora maggior supporto da parte del governo centrale, magari anche della regione, finanche del comune, anche per probabilmente rendere chiaro il fatto che c'è la voglia da parte loro di ripartire, ma la sensazione, Gianni, è che in qualche modo qualcuno senta mancare l'ossigeno. Sì, questo è vero, perché obiettivamente da quando è iniziata questa pandemia, perlomeno anche sentendo dire in giro, ma anche per quello che mi costa a me, sentiamo solo promesse di aiuti, ma di aiuti concreti non ne sono arrivati. Io non ti nascondo che anche io, essendo un lavoratore stagionale con un contratto determinato, anche io ho fatto la richiesta per avere i 600 euro, il contributo, io non ho vergogna di dirlo, magari poteva servire pure a pagare le bollette, ma la mia domanda è stata rigettata, così come tantissime domande sono state rigettate. Ma di aiuti concreti fino a questo momento da parte dello Stato non se ne sono visti, quindi capisco bene le preoccupazioni degli imprenditori, anche perché questa non è una cosa da trascurare, ma adesso piano piano si sta arrivando a un chiarimento, ma qui praticamente era da preoccuparsi anche sul fatto della responsabilità, diciamo, penale, se potesse eventualmente succedere qualcosa nella tua azienda. Allora voglio dire, oltre al danno pure la beffa, cioè uno già apre investendo dei soldi, non sapendo, non avendo certezza se la stagione va bene oppure va male, puta casa che poi dovrebbe succedere qualche cosa, perché voglio dire, stiamo a contatto col pubblico, alla fine ti potrebbe cadere addosso pure la responsabilità penale se accade qualcosa nella tua azienda. Cioè, mi sembrava un pochettino esagerato, si chiede un po' troppo all'imprenditore. Ecco, secondo me in questo caso sia lo Stato e sia la Regione, perché voglio dire, ma non perché per partito preso, perché forse potrei essere di parte essendo un consigliere comunale, però nel nostro piccolo col comune, tutto quello che abbiamo potuto mettere in essere, faccio l'esempio, la sospensione dei tributi per le strisce blu, diciamo, e quant'altro, tanto bene, non è un caso che da quello che mi risulta le casse del comune sono quasi a zero, e c'è il serio rischio, ne parlavamo con il nostro dirigente dell'Economate, c'è il serio rischio se lo Stato non ci elargisce i contributi anche per il pagamento dei dipendenti per le prossime mensilità. Una situazione certamente da tenere sotto controllo, continueremo a farlo. Grazie al consigliere comunale di Forio Gianni Mattera per essere stato con noi. Gianni, noi continueremo a seguire questa operazione e ci promettiamo di disturbarti più avanti, nelle prossime settimane. Grazie, è un piacere, saluti a tutti, grazie, buonasera.